voglio tante cose. Un vestito nuovo, un rossetto e i biglietti per il cinema. Se non fosse che i miei soldi mi stanno scivolando tra le dita, come sabbia. Una gita al parco acquatico non sarà così costosa se porti cibo e bevande da casa. Ma come possiamo entrare? La guardia ci sta guardando. Dovrete essere un po' subdole e nascondere il cibo sotto i vestiti. Non importa se sembriamo incinte. Almeno stiamo entrando. Siamo riusciti a passare la sicurezza. Fantastico, possiamo toglierci i vestiti. Toc toc, quando è il termine? In realtà è oggi. Ecco degli snack. Oh, siamo così intelligenti. Cin cin, vuoi mangiare in piscina? La tua amica fa la consegna a domicilio. Ci sono così tanti dolci nella tua pancia. A volte puoi trovare dei soldi proprio sotto i tuoi piedi. Oh, una moneta! Ora sono ispirata a fare soldi extra. Tutto quello che devi fare è mettere un cartello con una scritta motivazionale. Lancia una moneta e avrai fortuna. Ottimo, ora possiamo aspettare i primi clienti. La gente ama fare cose del genere, quindi non devi aspettare a lungo. E dopo un po' devi solo raccogliere i tuoi guadagni. Porta davvero fortuna. È fantastico, vero? Gonfiare un materassino galleggiante senza pompa è davvero faticoso. È una grande opportunità per fare soldi in spiaggia. I professionisti del gonfiaggio sono già qui. Chi rifiuterebbe un servizio così utile? Pochi minuti e il materasso è pronto. Ora prendete la ricompensa. Oh wow, queste ragazze sanno come fare soldi dal nulla. Ecco un nuovo ordine. Fatto! Potete consegnarlo. E ora possiamo riposare. Fa caldo, voglio fare un giro. Vediamo cosa sta succedendo alle nostre finanze. Non sono abbastanza per due biglietti, ma so cosa possiamo fare. Andiamo nello spogliatoio. Stessi costumi da bagno, cappellini e occhiali sono più di un semplice segno di amicizia. Sono un'opportunità per confondere lo staff. Mentre Lily si sta godendo il wakeboard, Jane sta aspettando tra i cespugli. Basta uscire al momento giusto! E adesso, scambio di corpi! Ora tocca a Jane cavalcare le onde. Ecco fatto, un biglietto per due. Molto bene, perché non farlo di nuovo con un altro giro? Proviamo! Jane è già sulla tavola. Una volta terminata la corsa, la passa alla sua amica. Ripetono lo stesso trucco. Vittoria! Chi vuole fare soldi troverà sempre il modo. Anche in luoghi in cui gli altri vengono a spendere soldi. I carrelli della spesa sono un'ottima fonte di guadagno. Perché per staccarli l'uno dall'altro, le persone usano una moneta. Sai quante persone pigre non mettono a posto i carrelli? Tutto quello che dobbiamo fare è trovare i carrelli smarriti e riportarli al loro posto. Ecco qua! Soldi fanno soldi! Abbiamo fatto un ottimo lavoro! Andiamo a spendere! Stare seduti sul prato e scattare selfie è fantastico! Ma manca qualcosa! Un buon gelato! Sarebbe fantastico! Allora, qual è il problema? Prendete dei cestini e andate! C'è un ciliegio! Guarda quante ciliegie! A
adesso in cucina! Serviranno stampi per ghiaccioli, un po' di miele e guanti per evitare che le mani si sporchino. Togli i noccioli. Fatto! Metti le bacche nel frullatore. Aggiungi il miele. Ed ecco un frullato. Ora versa il composto negli stampini e congelalo. Sì, ecco dei veri ghiaccioli alla frutta, senza additivi o aromi artificiali. Buonissimo! Lily ha un appuntamento, ma sembra che il suo trucco sia in pericolo. Ha finito il fondotinta. Tempismo perfetto! Cosa facciamo? Questa è dura. Ma Jane ha un fantastico life hack. Avrai bisogno di lozione viso e anche di perle in polvere. Metti alcune perle nel contenitore con la lozione e mescola finché non si dissolvono. Il tuo nuovo fondotinta è pronto! Eccezionale! È perfetto per un'emergenza! E non dimenticare di dirlo alle tue amiche! Anche la crema depilatoria si esaurisce rapidamente, ma come risparmiare? Guarda, impara! Applicala su una gamba e poi spostala sull'altra! Funziona! Ne stai usando solo metà! Vale la pena provarci! Sembra che ci siano dei problemi con i piatti. Abbiamo completamente finito il detersivo. Non è rimasta nemmeno una goccia. Non è un grosso problema. Un normale pezzo di sapone salverà la situazione. Fai un buco nella spugna in questo modo e metti il sapone all'interno. Wow, quanta schiuma! Puoi lavare un'intera montagna di piatti con questa spugna. Anche se non hai un sacco di soldi, puoi regalarti dei vestiti nuovi. I cartellini dei prezzi non sono così eccezionali, però. Queste cose sono così costose che ho paura anche solo di toccarle. Ma quando ti piace qualcosa, è molto difficile dire di no. Jane sembra avere un altro trucco per risparmiare denaro. A prima vista, niente di insolito. Porta la roba alla cassa e la paga. Si veste con i cartellini dei prezzi e tutto il resto e va a vedere un film. Anche se qualcuno vede il cartellino del prezzo, chi se ne frega? Fai finta che sia una nuova tendenza e poi, dopo esserti goduta i vestiti, puoi riportarli al negozio. Devono sembrare ancora nuovi, ovviamente. Ai venditori non piacciono molto i resi, ma non c'è nulla da criticare, i cartellini dei prezzi sono ancora attaccati e i soldi tornano nel portafoglio. Quando sei molto affamata, il frigo è completamente vuoto. Beh, c'è un uovo. Chiaramente non è abbastanza. Ho un'idea. Posso fare pietà al mio ragazzo. Tesoro, sono così malata. Potresti portarmi da mangiare e non ho la forza di andare al negozio. Sì, c'è cascato. Ora devi entrare nella parte di una paziente malata. Ecco la consegna. Oh, grazie! Dammi le borse! No, no, niente contatti! Sono super ammalata! Ciao, ciao! Sì, facciamo festa! Guarda quante cose! Ed è tutto gratis! Anche stando seduta in un bar, puoi fare profitto! Ecco delle bustine di zucchero! Nessuno le prende! Che sciocchi! Nascondi lo zucchero nel tuo zaino. E anche i tovaglioli. C'è molto da prendere anche al tavolo successivo. Agisci con cautela e non attirare l'attenzione su di te. Sono piaciuti i nostri life hack per risparmiare e guadagnare denaro? Facci sapere quali idee ti hanno ispirato di più. Metti like a questo video, iscriviti al nostro canale e fai click sulla campanella per non perdere altre utili idee da Trum Trum Wow!